Bentornati raga qui con Zoges Gaming, ci sono importanti novità sul multiplayer di Last Day on Earth. Ovviamente se non l'hai sbloccato ancora ti consiglio di dare un'occhiata ai commenti per vedere come fare e di lasciarne uno alla fine del video per dirmi cosa ne pensi su questi sviluppi al cratere. Sul Discord ufficiale di LDOI che trovate in descrizione, il community manager e sviluppatore di Kefir Vigilante ha postato un messaggio molto importante che alza davvero grandi aspettative. Tutti sappiamo che l'apocalisse zombie è connessa con il superare momenti duri e le difficoltà, ma c'è dell'altro? Possiamo anche vivere oltre a sopravvivere? L'amministrazione del cratere è determinata a trasformare questo sogno in realtà per rendere la vita dei suoi cittadini più confortevole e civile. Ora capite perché ho deciso di chiamare il video così? Raga, secondo me sarà una figata pazzesca perché forse potremo finalmente avere una sorta di base o rifugio da arredare, costruire e chissà che altro, sperando magari che si possa fare insieme agli amici del nostro distretto, un po' come succede con Frostborn, in cui abbiamo una base condivisa con i nostri amici. Tra l'altro, dando un'occhiata più da vicino, ci sono alcuni dettagli che secondo me vale la pena notare, oltre a quella bella cassetta di birra fredda. Mi raccomando, ascolta fino alla fine perché vorrei sapere se sei d'accordo con me oppure se pensi che possa esserci dell'altro. Il primo dettaglio è il sacchetto vicino alla pianta. Non so voi, ma la forma mi ricorda molto la torba del pantano che si farma col VTT nel single player. Stessa cosa per quel germoglio che sta sopra. Io la prima cosa che ho pensato è che forse arriveranno delle nuove risorse. E chissà, magari nuove risorse significa nuove piccole zone e nuovi zombie. Il secondo dettaglio è la testa del minatore. Qui dovrebbe succedere, penso proprio come succede con il cacciatore cieco del bunker alfa. Magari questi boss, così come il divoratore, avranno drop nuovi che ci serviranno proprio per arredare la nostra casa e mostrare i muscoli ai nuovi visitatori. Il terzo ed ultimo dettaglio è quello secondo me più importante, cioè la tabella dei like. Se sei già un grinder del cratere, sai già che i nostri negozi possono ricevere mi piace dai clienti, il che insieme ad altri fattori aiuterà il nostro distretto ad essere più popolare per ricevere più visite e incrementare le vendite per salire di livello. Qui penso che succederà una cosa simile, ma secondo me non sarà un semplice contatore di like. Se ricordate bene, abbiamo già visto un aggiornamento in proposito un po' di tempo fa e ne ho parlato in un video che ti consiglio di vedere, dove già si potevano usare l'arrivo di basi per i clan, sempre ovviamente se tutte queste supposizioni sono giuste. In quella foto si può vedere una sorta di officina per costruire l'arredamento e probabilmente vi si potrà arrivare con la metro. Ecco, vedendo quella foto mi sono venute parecchie cose in mente, ma riflettendo, vuoi vedere che oltre ad amministrare il distretto con i negozi, dovremo anche aiutare il cratere ed amministrare un'officina per costruire tavoli, letti, mobili e quant'altro per i rifugi degli altri sopravvissuti? O insomma qualcosa del genere in cui c'è un baratto, c'è una compravendita di questi nuovi beni, il che ci porterà più like al rifugio, sempre se ovviamente tutto questo non è semplicemente un modo per votare la tua casa. Te però mi sto solo facendo guidare dalla fantasia, però se è così sarebbe troppo figo. Mi raccomando, fammi sapere la tua con un commento e un like, iscriviti e attiva le notifiche perché ti aggiornerò con notizie e update ufficiali e con altrettante teorie e guide di gioco. Grazie mille a tutti, qui con Zoges Gaming. Buona caccia!